si è conclusa domenica 22 novembre, pane, olio e manifestazione dedicata all'oro verde della Sabina, località Monte Libretti, manifestazione giunta alla 11ª edizione. Accompagnata dalla 6ª sagra del frittello con il broccolo e dall'11ª sagra della pizza fritta. Un'azienda a certificazione DOP. E effettivamente è un prodotto che non ha nulla a che vedere con l'olio che si trova negli scaffali dei supermercati. Ciao a tutti, sono Stefano Forti, titolare dell'azienda agricola omonima, azienda agricola Forti Stefano, detta all'ombra del cerro. Questa è una delle mie bottiglie da zero, da mezzo litro, scusate. Un olio biologico, un prodotto in azienda, un frantoio aziendale. E siamo sulla qualità e su un prodotto un po' di nicchia. Sono Leonardo Altobelli, ho questo mono varietale che insomma è molto buono, è un bel olio fruttato. Io lo uso a casa sulle zuppe, sulle carni. È ottimo perché c'è una quantità veramente grande, e però l'olio è ottimo, ha un'acidità bassissima. L'olio è un extravergine veramente squisito, di qualità. Far capire che il prodotto esiste, c'è un prodotto di qualità, chiaramente non può essere il prodotto svenduto perché il prodotto ha dei costi, la qualità ha dei costi, e quindi quando si trovano anche sul mercato prodotti a prezzi veramente stracciati, chiaramente ci dobbiamo porre qualche problema. Carboncella Salviana, sì. E Frantoio e Leccino vanno per la maggiore perché sono quelle dei pezzi nuovi, come la tenuta, sono tutte quelle, perché il Leccino resiste anche a se va sotto zero e si raccoglie meglio. Carboncella c'ha problemi per la raccolta se non è dicembre, perché è una tardiva, non per altro, invece la raccogliamo tutti sul presto. Ma, e allora ci vuole un po' di più per farla cadere. Ma ripetiamo la caratteristica fondamentale per cui un olio della Sabina DOP sia certificato è? Faccia una vicinità molto bassa, esatto. Questo è quello che, l'analisi che hanno fatto fare i certificati dall'oleificio, e quindi venite a comprare l'olio all'oleificio sociale Sabino, che è di ottima qualità certificata. Un olio particolare a Sabina? Sì, una varietà. E il Leccino? Come mai? E il Leccino perché è delicato come olio, non pizzica in gola. È buono, a me piace, e qui di Leccino ce n'è parecchio. Vabbè, le cose senza Monte Librettese, DOC, festa dell'olio, 11ª edizione, si sente questa festa a Monte Libretti? È stato bellissimo, si sente, stiamo cominciando a vedere la gente che arriva da fuori e comunque dai comuni limitrofi per questo avvenimento che ormai è arrivato all'11ª edizione. Il tempo si è messo contro di noi, però abbiamo conoscenze molto in alto e quindi siamo riusciti a far uscire un po' di sole per oggi, ecco, quindi lo aspettiamo a tutti quanti, è una bellissima festa, abbiamo tanti artigiani che espongono le loro opere fatte a mano e quindi noi siamo qua. Ecco, già dall'odore inconfondibile del frittello col broccolo, possiamo dire che siamo giunti alla 11ª edizione di Pane, Olio e Alberto Baglio. Congratulazioni, soddisfazioni immaginiamo. Certo, soddisfazioni, anche se sono stato preso, come si dice, con le mani nel sacco, anzi con il frittello in bocca. Squisito devo dire, anche se spero arrivi anche tramite TV il sapore e il profumo di questo nostro prodotto tipico. Il sesto appuntamento col frittello col broccolo? Sì, questo è il sesto appuntamento. Abbiamo provato 6 anni fa a immettere all'interno della manifestazione, oltre alla sagra della classica pizza fritta, una verdura tipica di stagione che per Monte Libretti va per la quale già da molti anni e arricchisce i nostri tavoli, soprattutto durante il periodo, ecco, della mollitura dell'olio.
Ecco, nonostante il tempo che poteva essere migliore, la gente comunque si è raccolta in questo clima prenatalizio, quindi il bilancio della manifestazione è comunque positivo, ce lo conferma. Diciamo sì, se giungeremo con questo tempo che ci assiste al termine della giornata, possiamo dire che anche quest'anno è stata positiva, nonostante la giornata di ieri ci abbia messo come al solito in difficoltà, ma ormai siamo preparati anche a quello, abbiamo saputo attutire i vari colpi arrivati dal discorso tempo. Ecco, una manifestazione importante perché oltre a riaggregare la comunità di Montelibretti annuncia quest'anno il fatto che l'olio della Sabina ai massimi livelli di qualità organolettiche in tutta la penisola. Quest'anno non c'è stata molta mosca dell'olivo e dunque le persone già vengono da tutta la provincia di Roma per assaggiare l'olio appena molito. Effettivamente sì, quest'anno le richieste sono state talmente tante che comunque i nostri produttori presenti qui sul posto, anche nei vari frantoi, hanno tenuto bene il passo soddisfacendo tutte le varie richieste pervenute dai turisti. Tutti i produttori locali che non hanno nulla a che fare, forse è il caso di sottolinearlo, con i recenti scandali di cooperative e produttori nazionali. L'olio della Sabina autoctono è in realtà un olio più che certificato, ecco, ci dice un momentino di più al nome della Proloco chiaramente. Certamente. Chiaramente come Proloco non possiamo che essere soddisfatti, anche perché, come ho spiegato a qualcuno, noi ci mettiamo la faccia per loro. Quindi esigiamo, vogliamo e pretendiamo la qualità ad un prezzo sempre concordato con noi che sia anche accessibile alle varie tasche. Ecco, lo diciamo questo prezzo un momentino? Diciamo che per l'anno in corso ci siamo attenuti a un discorso di 7-8 euro al massimo, okay. Compreso a volte anche della confezione. Su questa pizza fritta la classica è così che ci si mette sia il sale, quindi salata, sia lo zucchero, viene servita anche con lo zucchero, ma possiamo modificarla andandoci a mettere la Nutella, mettendoci della crema pasticcera, lo zucchero a velo, i canditi, possiamo modificarla come ci pare, una pizza leggerissima, buonissima e che viene fatta in questo periodo per festeggiare anche il nuovo olio extravergine di oliva. Oh, si potrebbe pensare che un contenuto di olio in abbondanza potrebbe provocare danni alla linea. L'olio extravergine di oliva, perché ricordiamo che l'olio extravergine di oliva ha tanti benefici per il nostro organismo e ha radicali liberi, quindi ci aiuta, in più ha tante vitamine, la A, la B e la C, ha comunque sia il fosforo, il potassio, diciamo che è un elemento essenziale per il nostro organismo. Quindi soprattutto in momenti di festività come questa si possono mangiare dolci a go-go allora. Dolci a go-go fatti con l'olio extravergine di oliva. Continuando il giro con il nostro chef Luca Casciani, ammiriamo un'altra specialità tipica celebrata dalla sesta sagra del frittello col broccolo. Luca, dici qualcosa in ecco merito. Qui. Il frittello con il broccolo, una pastella leggera, il broccolo che è di questa stagione fritto nell'olio extravergine di oliva. È un altro piatto tipico della Sabina e noi lo festeggiamo oggi insieme alla pizzetta fritta che abbiamo visto e insieme al nuovo olio extravergine di oliva. Grazie. No, questi sono i calzoncelli. Ah, ecco, infatti quella è carne. Quella è la salsiccia con la pitartala. Lo chef che avvolge il calzoncello appena farcito di Nutella per poi immergerlo nell'olio bollente a 140 gradi, olio della Sabina DOP, rigorosamente DOP. Ora ricordiamo questo calzoncello di una pasta che è a base di olio extravergine di oliva, farina, lievito, zucchero. Ecco qua, la immergiamo a 140 gradi, la frittura deve essere molto lenta. Ricordando che l'olio extravergine di oliva comunque sia ha un punto fumo più alto di tutti gli altri, quindi riesce a resistere a temperature di 230 gradi, 240 gradi per raggiungere il punto fumo. Il punto fumo è quando i grassi saturi e insaturi si separano. I grassi saturi sono quelli che l'organismo umano non riesce a digerire. I grassi insaturi sono quelli che riesce a digerire e sintetizzare, che non si sente per niente. Adesso cosa fa? Lo ripassa nello zucchero? Esatto. Quando sono pronte, belle fritte, belle dorate, si scolano dall'olio
si saltano un attimino nello zucchero ed ecco qua la nostra bomba ripiena con la Nutella, l'olio extravergine di oliva. Un piatto da intenditore per estimatori e appassionati, grazie allo chef Luca Casciani. Con le ciambelle al mosto fatto con l'uvetta, naturalmente vino novello. È tutto un prodotto artigianale, diciamo ai nostri amici. Artigianale in questo periodo la facciamo perché ci ripeto c'è il vino e il novello e quindi viene fatta la ciambella al mosto e poi col mosto vengono fatti tanti altri dolci. Vino cotto, come si fa a cuocere il vino? Allora, questo è un mosto di uva che viene cotto. Questo si prende le uve, si pigia, il mosto fiore di queste uve vengono messe sui caldaie di rame con il fuoco a legno, fuoco a legna, e si fa la concentrazione, la bollitura. No, niente, lo dà.